oggi in realtà ho una cosa molto molto importante che fa parte della nostra professione in maniera decisa, è una delle principali nostre attività, cioè della progettazione, e in particolare sulla ristrutturazione dei fabbricati in una tuta, dei centri storici, degli edifici vincolati, ma anche, perché no, poi alla fine la stessa norma viene applicata anche per i fabbricati online, il famoso edificio semplice, appunto esistente, sui fabbricati esistenti. Quindi perché voglio cercare di fare questi seminari? L'anno scorso, ecco perché ho invitato anche i praticanti a questo appuntamento, che abbiamo fatto una lezione per quello discorso, una prima lezione informativa per i praticanti che devono fare l'esame prossimo. L'anno scorso, come tema d'esame per ingegneri, è uscito proprio quello che noi trattiamo oggi. È uscita una ristrutturazione di un fabbricato in una cura, e là dove si doveva andare a modificare le scale, i costruttori, tutta una serie di interventi che sono nati, strutturati in cemento armato all'interno della struttura di una cura, e quindi fare interventi sotto fondazione anche a punto di vista. E devo dire che questo compito poi è stato molto molto discusso dai colleghi, presidenti, nell'ambito delle varie assemblee che abbiamo fatto a Roma, perché si riteneva che era un fabbricato molto modesto e si riteneva che era sbagliato dal punto di vista del ingegnere che era stato fatto, e tutti ritenevano che probabilmente era un'offesa a noi. Cioè, avete messo quegli errori così banali all'interno di quel fabbricato, perché la scala esistente era una scala praticamente non praticabile, non utilizzabile, perché andava ancora con delle alzate che erano fuori dalla norma ormai. Ma e quindi qualcuno, gli interessi comuni erano sbagliati, insomma c'era una serie di inesattezze abbastanza visibili. Però la cosa che io avevo notato positivo invece da questo punto di vista era che per la prima volta dopo 2-3 anni che avvenivano e ci facevano progettare ai ragazzi che facevano l'esame ad officine di 500 metri, 400 metri in struttura libera come voleva scegliere, cinema, auditorium e quant'altro, però poi veniva in zona non sismica. La norma lei me lo insegna, la norma nuova che ormai ci mettiamo oggi, ma già da prima, insomma, l'Italia, dalla classificazione dei vari comuni, anche regionale, l'Italia è quasi tutta sismica, se non togliamo una parte del Piemonte, della nostra, e tutta la Sardegna, per l'altro, insomma, al di là delle zone, che è tutta una classifica. Quindi andare a mettere quella decisione, andando a toglierci praticamente dal mercato di andare a succedere. Questa cosa invece quest'anno non veniva detta. Non veniva specificata, insomma, dove andare a costruire, dove era ubicato quel fabbricato della struttura, eccetera. E in più c'era il fatto di andare a intervenire in quegli elementi strutturali in cemento armato all'interno del fabbricato di Monaco. Tutto questo noi abbiamo dibattuto a livello nazionale e io ero forse l'unico a difendere questa cosa, pur rimanendo quindi dal punto di vista del progetto che aveva degli errori visibili molto grossolani dal punto di vista, però il fatto positivo è che ci facevano intervenire direttamente calcolando gli interventi strutturali in sottofondazione, soletta scala, soletta condizione, soletta piatta a bagno e quant'altro, e appunto mi facevano essere, e non c'era, la cosa più importante, non c'era la classificazione della zona sismica o non sismica, quindi questo era un punto di vantaggio. Per tornare a noi, noi siamo in questa situazione con il Giardino Civile di Avellino, di Ariano, per quanto riguarda la provincia di Avellino, ma a livello regionale con tutti gli altri civili, la norma, l'NTC 2008, non ha modificato assolutamente le competenze,
qui abbiamo meno difficoltà, anche abbiamo più difficoltà con l'ufficio per l'ingegnere a far capire ai funzionari degli uffici alcune cose, ma ne abbiamo meno, devo dire, con gli ordini e con gli ordini degli ingegneri degli architetti, cioè, perché evidentemente c'è un rapporto che va al di fuori anche del rapporto istituzionale tra loro, ma anche sui rapporti personali, per cui noi abbiamo negli uffici abbiamo ricevuto, negli ordini abbiamo ricevuto mai una lettera di posizione d'uso nei nostri confronti rispetto a questa normativa nuova che era uscita. È stata un'interpretazione degli uffici solo e solamente negli uffici, e poi abbiamo più o meno pianto e purtroppo l'edificio semplice, con la donna, come voi sapete, è mio insegnante, nelle RTC viene ben definito qual è, com'è, dimensione, altezza e tutto, però si dice che il calcolo semplificato che noi eravamo per fare in tutte le nostre zone è ammesso fino alla seconda categoria. Quindi l'edificio semplice di fatto è escluso nelle zone classificate. Allora io insieme agli altri presidenti, legandoci in regione dal dottore Giulio, del coordinatore dell'area lavori pubblici e dei geni civili campani, abbiamo discusso senza prendere accordi particolarmente stretti, scritti però, l'edificio semplice del zone 1 viene trattato come abbiamo trattato finora il cemento armato, e vale a dire progettazione e direzione dei lavori in quel momento. Al geotecnico diplomato con un calcolo che secondo me è sbagliato, come vedete, perché calcolare la montatura, se andiamo a calcolare più calcoli facciamo più sbagliamo, quindi è meglio fare il calcolo semplificato per giocarla direttamente che poi andare a invece a calcolare tutto quanto con una verifica di fatto, una verifica sismica a tutti gli effetti. Oggi lo stato dell'arte è, noi sappiamo che quella norma è sbagliata, non è concepibile che una zona viene esclusa un edificio semplice che, per così come è stato concepito, è il migliore edificio, io ritengo, e lo ribadisco, forse l'ingegnere non so se è d'accordo su questo, oppure non è. È il migliore edificio da poter stare in zone sismiche, cioè quello che reagisce meglio, forse meglio del cemento armato e che garantisce. Per cui andare a fare questa distinzione non ci sembra giusto. Anche qui sono un po' di piglio giusto, ho cercato di portarla nelle nostre assemblee di presidenti a Roma, e più volte ho sollecitato il Consiglio Nazionale affinché facesse presso il Consiglio Solidario dei Pubblici le giuste pressioni affinché la norma venisse cambiata. Ebbene, dopo tanta insistenza con il consigliere Sanocelli, che è stato anche lui insieme al nostro grande Lusi, è stato rieletto consigliere nazionale ed era delegato a rappresentarci in quella commissione del Consiglio Solidario dei Pubblici, è venuta fuori, anche perché la norma dell'RTC 2008 prevede che ogni 4 anni vengono fatte le verifiche alla norma per chi in sede di verifica, adesso si aspetta solo la firma del nuovo, il nuovo, mi sembra che sia il direttore, che al momento non c'è, il governo dovrebbe nominarlo, e quindi devono uscire queste modifiche di RTC 2008 che appunto eliminano il fatto della zona 1 per l'edificio semplice, lo introducono di nuovo anche con una verifica semplificata. E come legge per distinguerlo, vengono eliminate le zone 1, 2 e 3 e viene detto che l'edificio va fatto dappertutto, sempre che l'accelerazione sismica al suolo sia inferiore a 0,25. Questo è il parametro che ho uscito qui, insomma, però già un passo avanti rispetto a quello che noi riteniamo che anche questa accelerazione assurda anche questa sia discriminante, però generalmente da uno studio fatto mi pare poi che la stragrande maggioranza degli
quindi, a 0,25. Quindi dovremmo, come dire, in un certo senso limitare anche questa parte. Purtroppo non mi rendo conto, insomma, che non è facile, sarà anche poi si lotta con una burocrazia che fa paura, come c'è la consiglio sui lavori pubblici, commissioni, varie commissioni, direttori che vengono poi tolti. Prima di questa situazione c'era il direttore come sarebbe stato indagato per problemi di agenda e quant'altro, quindi immaginate un po' in che situazione ci si trova, ma comunque, nonostante tutto questo, il risultato lo abbiamo portato a casa. Spero che a presto, insomma, venga firmata questa modifica della legge, venga pubblicata in modo che quantomeno venga agita anche nelle zone 1. E purtroppo il Pigna da questo punto di vista è divisa praticamente a metà. Su 110 comuni, 60-62 sono in zona 1 e gli altri sono in zona 2. Quindi in effetti abbiamo una metà di comuni che non hanno problemi, almeno per quanto ci riguarda, e invece un'altra metà quindi ecco perché io abbiamo fatto un corso, due sezioni di corso negli scorsi anni, almeno ci credo, perché abbiamo fatto un seminario con l'ingegnere Magnosi, che è un ingegnere ricercatore, che oltre a fare queste ricerche si diventa tantissimo a fare queste cose, è funzionario in questo ufficio di Comune di Pallara. Quindi ci siamo previsti poi di fare, eventualmente ce ne siano richieste, perché non l'avete fatto già, eventualmente un corso di 60 di euro proprio su queste tematiche per cercare poi di andare a Gemio Civile a portare una pratica fatta nei minimi particolari fatta bene, perché poi l'ingegnere si è poi dedicato a fare un programmino di scena per molto semplice presentazione, quindi la programmino che ci possa aiutare a fare il calcolo del cuore, il calcolo del corpo, la pecca base, la volta, una serie di cose necessarie da legare poi alla voce della gente dell'organizzazione. Grazie, scusatemi per la rotaggine. Questa trattazione è fatta in maniera molto elementare, perché io lavoro prevalentemente da amanuense, essendo programmatore dei fenomeni fisici e quindi di analisi numerica matematica, e chiaramente nell'ambito di questo processo matematico, nell'ambito di questa elaborazione, a volte spesso mi capita che qualche numeretto o qualche segno va giù e non te ne accorgi e ti dirigi il risultato pagina in pagina, ma alla fine di questo lavoro puoi trovare qualche intoppo. Allora faccio già un'autocritica a me stesso e quindi ai programmi strutturali che girano sul mercato con una grande ma grande diffidenza, anche perché la nuova norma NTC 2008 nel punto 10.1 e 10.2
ci chiede, nell'ambito di un discorso molto generale, al tecnico professionista di fare un lavoro da amanuense, anche se in maniera tradizionale, dimostrare quello che è l'attendibilità di un calcolo fatto nel caso della muratura di una piatta a banda, di un solaio, di una, diciamo, di una trave qualunque, praticamente con metodi tradizionali che sono quelli delle scienze delle costruzioni. In questo caso corso di costruzione che voi tranquillamente ne avete fatto a usi, diciamo così, quando la vostra formazione professionale. E tra l'altro la MIUR, con i suoi programmi del Ministero, li abilita pure. Quindi non vedo anche perché ne parlavo del Presidente, non parlare di un dimensionamento semplificato che pone dei limiti fino al secondo livello, in questo caso seconda zona, e non può estendersi anche alla prima zona, e come anche una verifica sismica che tranquillamente diventa solamente un accampamento dei colleghi, contro me stesso sto parlando, e mentre oggi il cliente può essere tranquillamente gestito direttamente da voi professionisti. Certamente combattere contro un colosso, quello che Gianci stare lì a dire, puoi presentare, puoi presentare, puoi filmare, diventa un problema. Però giustamente dice il Presidente, è giusto, è doveroso che oggi non c'è il lavoro, ma c'è il momento di confronto con se stessi, per dire a noi stessi quanto valiamo. Allora ognuno passando un attimino avanti con la sua coscienza, e allora è il momento che un tempo, un attimino in più, a una risorsa mia professionale per approfondire bene questi concetti. Anche perché oggi, rispetto a quello che era la vecchia norma, ci si richiede con la nuova norma nuovi adempimenti e nuovi approfondimenti. È questo che, specialmente nei centri storici, che diciamo così, sono quei luoghi dove il geografo, una geografa, è molto diciamo così, apprezzato, perché io conosco diversi geografi che veramente fanno le cose con una consulta e con una professionalità che hanno una scrupolosità, però spesso incappano, non per suo volere, ma probabilmente anche per qualche conoscenza che devono avere da un momento extra, diciamo, scolastico, cose che non si fanno, e questo lo si fanno con i seminari, trattando nel modo più dettagliato possibile la norma, cercare un attimino di snellire, capire, approfondirla e chiaramente andare a cogliere i momenti positivi della stessa. Certamente io vengo fuori anche da una mia ottimante di, diciamo, di professione come consulente, diciamo così, di alcuni giudici della provincia di Benevento. Mi è capitato pure qualcosa ad hoc nei centri storici, di cui adesso tratteremo anche in qualche caso particolare, dove effettivamente vuoi perché la norma viene maltrattata, vuoi perché la norma non viene colta nel modo più giusto possibile, vuoi perché non ci stanno le nozioni per poter, o il tempo materiale per poter approfondire certi fenomeni, allora molto spesso capita che il professionista si trova allo sbando, anche involutamente. Adesso andiamo a vedere anche perché. Con questo nel merito, siccome noi dobbiamo trattare un attimino tutto ciò che non va fatto anche per le zone seconda categoria, parliamo sempre di azione sismica. Quindi quando si parla di azione sismica, io invito a voi tutti, così come l'ho fatta per me stesso e la faccio sempre, continuamente, perché chi è abituato a fare calcoli è abituato a parlare con la struttura, e quando si parla con la struttura si pensa sempre ai 100-150 abitanti che vanno all'interno di quella struttura, di quel cubo che voi vedete nelle città. Certamente quel cubo viene riempito di cemento e ferro, però tutto sommato, molto spesso bisogna avere la coscienza di sapere di che cosa stiamo facendo, di che cosa stiamo trattando e in che modo, e se riusciamo ad avere la giusta riflessione, diciamo così, per capire bene e dare all'utenza finale, diciamo, un edificio
che si arriva di vulnerabilità. A tutto questo non dico che mi dilunga, anche perché io farò dei salti un po' qui e là per dare delle giuste informazioni. Poi tutto sarà rimandato, ove mai, le persone interessate, e questo lo passerò dopo, a, diciamo, a degli approfondimenti specifici, perché partono dal capo delle reti strutturali e anche attraverso l'uso di un foglio Excel, praticamente riusciamo a semi-meccanizzare tutto il processo fisico, matematico, se non lo vogliamo chiamare. Quindi tutti questi numeri che noi siamo abituati a fare con la calcolatrice, una volta capito il modello matematico, una trave appoggiata appoggiata, una cerniera dove si può formare, non so, il solaio come e in che modo deve essere attrezzato ai fini dei monconi, ai fini dei longheroni che vanno lungo il traghetto e quant'altro, lo sbalzo, la piatta base e la fondazione. Praticamente andiamo poi di pari passo, capito il concetto, diciamo così, fisico-matematico e il modello di aggancio dell'elemento strutturale, andiamo poi a meccanizzare quel tipo di formule che noi abbiamo, anziché lasci il fastidio continuamente a fare calcolo. Una volta capito l'algoritmo strutturale della formula, lo inseriamo all'interno di un foglio Excel e il foglio Excel si tira fuori direttamente di là. Però questa volta con la consapevolezza che voi siete gli attori, i creatori, che chiunque vi chiederà e vi dirà: senti, ma questo numero oggi prendete queste carte, ma la tirano fuori il computer. Banale, oltre a fare, a rimetterci la figuraccia che un professionista non sa il numero da dove arriva, ma diventa ancora più banale portare le carte, ma senza avere il senso scientifico di quello che si sta consegnando. E anche con il pericolo che un domani anche il vostro, diciamo, la vostra committenza di fronte a un problema del genere, notata la vostra incompetenza, e può rivolgere contro anche qualche piccola abbordata, qualche denuncia e quant'altro. Dice: ma tu stai facendo qualcosa e poi non sai che c'è il ma scritto, succede anche di queste cose. Allora, già che noi dobbiamo adattare la materia nella sua identità, io adesso passerò ad un assaggio di messaggi sul quale io gradirei che voi, guardando questo repertorio fotografico che vi presento, fareste un attimo in silenzio una profonda riflessione. Solo guardando le foto, questo è il terremoto dell'Irpinia, 23/11/1980. Chiesa famosa, quindi queste foto fanno paura, sgomento, distruzione, morte. Però io che mi interesso di ricerca, mi sono posto, e ho anche una piccola stanza vicino a Sisto nel mio paese, che gestisce con il direttamente di persone, grazie al sindaco Pac che ha creduto la mia persona, e quindi sono in collegamento anche con il centro sismologico di Pesco San Vita, di cui io mi occupo e sono collaboratore, mi occupo di sviluppo delle banche dati. Andando per caso a tirar giù un'analisi numerica dell'onda sismica in Benevento, quella di Teola, ve la voglio dimostrare. Guardate che succede. Bene, se andate a guardare questa onda sismica qui, quella che è successo al comune di Verona e quella che è successo al comune di Benevento, vedete che nel tempo in cui si è sviluppata l'accelerazione sismica, vedete, sia a Verona che sia a Benevento, i numeri sono gli stessi. Ma come? Verona giù, con quelle foto, Benevento su. Fate lavorare un po' con la vostra immaginazione.
Bene, vedete che io, questo mi ha sviluppato da me, grazie anche a un forte software del professor Jeffrey, che mi sta di Brescia, che ha anche permesso di utilizzare questo software, no? Ho fatto un lavoro a parità di condizioni, cioè sia a livello della vite di riferimento del fabbricato, sia a livello di stato limite, che conoscete i quattro stati limiti, no? SLO, SLB, SLC, SLU, e sia a livello di suolo, che il suolo, la geologia del suolo, che è importante, il suolo va catalogato da A, B, C, I ed E. Allora in funzione di questo suolo, come lo sotto è formato, cambiano le onde sismiche. Se arriva una roccia, ti arriva un'onda sismica, la risposta sismica locale è di un certo tipo. Se invece è di tipo E, sabbia sotto, ed è ancora di un altro tipo, allora il comportamento sovrastrutturale che passa dalla parte bassa che oscilla, che è il terreno, che dà l'informazione che arriva dall'epicentro, chiaro, e arriva l'informazione sotto. Con la sismica che io devo gestire, che poi viene distribuito con tutte le forze che vanno applicate, sui maschi murali, in questo caso della muratura, attraverso l'applicazione del bacino di emergenza, e poi in funzione del bacino delle maschi che applicano la forza sismica viene distribuita sui maschi murali. Certamente noi non facciamo altro, e quindi nego che non ci sia niente di grave, che niente di scelto che il geometra debba fare una cosa del genere, ma è vero che nel mio corso i ragazzi hanno dato un'ottima risposta, probabilmente i nostri colleghi, 50 iscritti, 45 fissi in sala per tutte le 64 ore di corso, e per cui adesso uscirà anche uno consulente su questa cosa, eccetera, in effetti noi abbiamo fatto chiaro una sismica, abbiamo calcolato proprio la forza sismica che si sprigiona da questo evento tellurico che ti arriva dal sottofondo. Poi chiaramente adesso resta il passaggio, dice vabbè, sta forza viene applicata nel baricentro delle masse della struttura, in effetti baricentro delle masse, dove è applicata, viene concentrata tutta la massa che è fabbricata, e lì c'è questa forza che fa oscillare questa massa. Certamente la massa dà la sua risposta, la risposta è la rigidezza della struttura. Quindi col teorema di vari nomi che voi tutti conoscete, quindi avere una serie di aree o di R7 rispetto a un sistema di assi, la sommatoria di tutte le areole che stanno all'interno di questo mio palazzo, di questa mia configurazione magnetica, tutti questi maschi murali, per le distanze tra i tangenti del maschio rispetto all'assi, diviso la sommatoria delle aree, mi danno praticamente dove è posizionato il baricentro di questo palazzo. Semplice. Presidente, questa è un'operazione semplicissima che il geometra, tranquillamente, con le sue conoscenze, può fare. Questo mi chiedo il perché di questo torto, che non deve essere, perché siamo tutti persone che concorrono in una stessa direzione per il bene, comune. Quindi come tale anche per i beni scientifici. L'unica cosa però che dobbiamo trovare quell'arricchimento che deve essere noi stessi per poi darlo agli altri con la massima semplicità e con la massima determinazione professionale. Come vedete, da questa piccola cosa già vi arriva qualche messaggio che qualcosa probabilmente non funziona, perché il fatto che te ora sta giù, benevento che sta su, ai rotti uditori della sala non ci sono parole, ognuno fa la sua sentenza, non spetta a me. L'unica cosa che posso dire è che questi eventi continuano ad esistere, perché praticamente è divenuto il 27 settembre 2012, noi abbiamo registrato in pesco salita fenomeni come il caso di specie, la foto con noi, la scossa del terremoto, far scendere il cielo, avere i comuni più vicini all'epicentro, e il sisma che ha avuto profondità tra i 9 e i 16 km. Sono stati in Benevento, Arauci, Cagli, Padua, De Precisa, San Giorgio, San Martino, San Mila, San Gonzalo, San Nicolo, Benevento, il Cassino, c'è il cuore di qua, che la
l'accelerazione sismica qui, lo vediamo con sismografo, e questi sono gli spettri che adesso andremo a guardare nel dettaglio. Non vi chiedo il telefonino, è una questione di correttezza, ma sul mio telefonino arriva una serie di, diciamo, di continue informazioni su questi terremoti che noi veniamo continuamente investiti, e diciamo che abbiamo sempre un S7, un S7, un S7, un S7 che mi arriva direttamente dal cielo, sono collegato con questa banca là. Quindi per cui diciamo che questa fenomenologia, seppure oggi pare che sia arretrata, grazie a Dio speriamo che non arrivino più di queste ipotesi, di queste manzate, e continua ad essere e ci continua ad investire. Quindi ancora di più in questa fase in cui noi siamo fermi, dobbiamo arricchirci dal punto di vista professionale a che possiamo mettere in gioco tutte le nostre capacità, le proprie risorse, le proprie conoscenze per approfondire i dettagli, parlando anche, diciamo così, con la scossa sismica e cercando di fare le nostre considerazioni. Quindi in pratica gli eventi sismici, quelli di bassa energia, sono, ecco qua, li ho registrati tutti, qua vedete, alle 2.34, alle 2.46, eccetera, eccetera, e poi di venire a 1.30, scossa che prende tutto 4.1. Quindi come vedete dobbiamo fare un po' di punti con questa cosa, e quindi ecco perché io dico a tutti voi il messaggio che vi do, è perché se giusto così dobbiamo usare la nostra scienza, le proprie conoscenze, le proprie risorse a disposizione della collettività, ma con la dovuta coscienza. Quando si fa un calcolo di un palazzo, o si fa un calcolo di una struttura, o di un ufficio curatore, effettivamente bisogna stare attenti a che cosa si fa e in che modo e in che termini dobbiamo gestire. Anche perché, alla luce dell'ultima sentenza che il Presidente ha fatto anche un articolo sul vostro sito, si nota a chiare luci e si comincia a liberare qualcosa, e mi pare che si comincia a canalare verso il geologo progettazione e direzione. Ora, la progettazione, voi dovete essere in grado di gestire, diciamo, i solari, le altitudini, i massimi lunari, diciamo, i setti e quant'altro, in modo tale da mettere in gioco quanto il palazzo, quanto meno eccentricità possibile ha. E quindi dovete giocare sull'eccentricità tra il barice di massa e il barice di emergenza. Certamente, se la norma vi dice, ragazzi, voi oggi a tanto siete anche abilitati, va da sé che in una progettazione non solo architettonica, ma dipende anche architettonica e strutturale, non potete mai pensare di mettere una scala dal primo piano a destra e poi salendo per altri due piani dalla scala a sinistra. Questo è impensabile, perché voi spostate in controfase, barice di massa e rigidezza, e quindi per cui la struttura va in torsione. E chiaramente il palazzo potrebbe avere problemi di grossa vulnerabilità. Quindi se voi parlate, infatti, un caso tipico, giusto per dare la giusta informazione, quindi è doveroso da parte vostra entrare in un discorso di merito nella giusta distribuzione, non solo dell'architettonica, stanza da letto, stanza da pranzo, stanza di studio, cucina, soggiorno e quant'altro, ma anche di collocare questa stanza strutturalmente nella giusta. E anche perché tutto questo discorso, palazzi a noi sono piccoli, ma non ha importanza che sono piccoli, geometri a 7,50 m in zona 1, perché comunque dobbiamo tener conto di un fatto importante, che un chirurgo ha una sola persona sotto, arriva un terremoto, sbaglia, ma sbaglia con una sola persona. Noi che progettiamo, quantomeno un palazzo, una palazzina da, avete minimo la responsabilità di 5, 6, 7, 10 persone. Quindi per cui su queste cose dobbiamo riflettere con una certa attenzione. Questo è solamente per farvi dare atto, quindi rendere partecipi di questa, diciamo, di quest'arma che voi ci avete tra le mani. Anche perché si diffonda sempre di più la contestazione dell'utenza. E io dico che per me è un appello che io do sempre a tutti, che lo studio, quando non è fatto per imposizione, per inerzia o per convenienza, devo fare danaro, ma nasce solo dalla curiosità, dal desiderio di capire il perché delle cose. Voi dovete capire il perché delle cose.
proprio attraverso la capire, cioè capire che le cose significa salvaguardare l'interesse della collettività e dell'utenza, quello che andate a fare la progettazione, porta sempre a dei risultati soddisfacenti. È un vecchio detto che mio padre mi diceva sempre, che la curiosità, oltre ad essere, diciamo, una manifestazione dell'intelligenza, io quanto divento curioso, quanto voglio scoprire, capire, conoscere, approfondire, rappresenta anche la molla che fa scattare in voi, diciamo, la molla della conoscenza, la molla del sapere. E pertanto poi da questa curiosità nascono tante cose, nascono le scoperte, quindi questo lo sappiamo, insomma. Chiaro? Adesso addentriamoci un po' più nell'argomento, per poi venire al dunque di questi fabbricati misti, vincolati, nei centri storici, le sue proprietà. Però prima di parlare di questo, oggi noi ci troviamo sempre a che fare con un'azione sismica, azione sismica che nasce in funzione del periodo di oscillazione. La cosa più bella è capire di che cosa stiamo parlando. Giustamente, doveroso dire che se per me questa è un'accelerazione sismica, ok, ovviamente è un terremoto che mi arriva, onde B, onde S, quasi scatena l'energia, questa energia va a colpire la parte superiore della massa, e la massa, per effetto di questa forza che viene applicata sul palazzo, si incomincia a muovere e acquista velocità. Va da sé, E con C, è pari a 1/2 mv². Se questa massa ha anche una certa velocità, ha anche una certa energia di movimento. Quindi, in poche parole, io che faccio? Devo raccogliere questa accelerazione sismica, quindi adesso non mi devo più fermare a quella classica brava appoggiata, e anche quella pianta a banda, la vedo lì che sta ferma perché deve inviare la triangolazione dello scarico della muratura e del solaio. No, non mi fermo più lì, ma devo andare a guardare la pianta a banda inserita all'interno di un certo orario, se questa supera certe luci oppure sta all'interno di quelle luci, e che tipo di carico mi arriva sopra. Un esempio, la volta, anche la volta, guardiamo cavazzi che hanno queste volte centro storico, io ho fatto una verifica di me, no? La famosa verifica di me, tutti i conci vengono anche alle matrimonioni e quant'altro, e così via. Questi dettagli, ove mai, per chi è interessato a fare un lavoro di ricerca un po' più affinato, quindi il dettaglio sarà oggetto di un corso che insieme al Presidente ci siamo intesi su questa cosa, così come siamo fatto per Benevento, potremmo attestarci a farlo dal mese di settembre-ottobre in questa stessa sala. Quindi in pratica noi non facciamo altro che prendere questa accelerazione, però questa accelerazione noi la norma ce la dà con questo grafico, cioè praticamente ci dà, diciamo, un primo tratto che vale da questo punto a questo punto, che è un tratto scostamento lineare, un altro tratto che è isofrequenziale e un altro tratto che discende dal punto di vista esponenziale. Allora, tutte queste belle parole che vi ho detto vengono separate con degli esempi che la norma mette anche in gioco, però poi bisogna incastellarli, metterli inseriti all'interno del manufatto, così va a trattare in modo le forme. Questo poi è tranquillo, perché da questa forza vi faccio vedere come si può risalire, da questa accelerazione, da questa energia che si libera il suolo, vediamo come si può calcolare la forza che agisce nel baricentro del palazzo, e poi trattando il baricentro del palazzo più o meno sommariamente per capire altrimenti che cosa stiamo trattando, automaticamente andiamo a guardare come si distribuisce questa forza sui singoli setti morali, perché è chiaro, se io ho 4 persone mastodontiche che mantengono, diciamo, un tavolo, queste 4 persone che sono forti, praticamente quando in cui vanno in eccitazione, si muovono, allora la persona più grande, la persona più robusta, quella che resiste di più, c'è il massimo della forza, quanto più è se si vede mezza forza, e l'altro più se non c'è ancora. Allora, chiaramente però quello là poi che ha la più, diciamo che è quello più forte, chiaramente va in affanno e quindi comincia a cedere. Tutto questo discorso va nel, diciamo, la caratteristica è nel tempo, questa distribuzione di questa energia di questo momento va nel tempo. Per esempio, il banale fa capire che
l'eccitazione praticamente su un palazzo viene distribuita al basso verso alto, quindi quando si comincia a muovere il palazzo bisogna distribuire questa energia nella giusta maniera per fare in modo che tutti i maschi murari reagiscono nella giusta maniera e fare in modo da attutire, mangiare questa energia e salvare l'utenza. Si parla di spettro, quindi in effetti lo spettro non è altro una, diciamo, un grafico del genere. Voi non dovete spaventare a vedere questo grafico, perché avete fatto mai lo studio di una funzione molto semplice, una retta y uguale a k x, esempio, giusto per farvi guardare, insomma, il dettaglio. Perché sono delle funzioni esattamente normali. Se io ho y uguale a 3x, va bene, è un'equazione di una retta. Perché diciamo che è un'equazione di una retta? Perché a seconda che io do il valore a x, y vediamo quanto vale. Ok? Se io do il valore x uguale a 0, 3 per 0 fa 0, y è 0. Se io do x uguale a 1, 3 per 1 fa 3. Do x uguale a 2, 3 per 2 fanno 6. Bene, molto semplice. Vado sul grafico, assumo una di misura e vado a graficizzare il primo punto, zero, il secondo punto 1, l'altro è 3, 1, 2, 3, 2, diventa 6. Come vedete, io ho fatto, diciamo così, a questo insieme di valori, che si chiama dominio della funzione, assumo a mezzo di questa funzione il codominio, cioè l'insieme dei valori che la funzione assume. Quindi il terremoto, in funzione dello scorrere del tempo, a scorrere tempo, assume dei valori, ma sono dei valori impossibili, che voi tranquillamente non potete diagnosticare. Però si riesce a fare questo lavoro, non è il caso vostro, però all'accogliamo quello che è il frutto, che la norma ci dice, traducendo poi in termini di forza. Era giusto per dirvi che guardando questi grafici non vi dovete spaventare, perché sono dei grafici che si ottengono da dati sperimentali e che vi arrivano direttamente dal sole attraverso opportune registrazioni, arrivate a fare graficizzazioni di questo genere. Mentre qui siamo bravi con l'equazione lineare, la siamo presenti in equazione non lineare, però comunque in funzione del tempo a 0,25 secondi vado a vedere ciò. Una accelerazione di 1200 cm al secondo al quadrato. E l'accelerazione, come sapete, diciamo, la velocità è data dal spostamento rispetto al tempo. Se vado a fare l'accelerazione, è la variazione di velocità rispetto al tempo. Ora, la velocità si misura in metri al secondo, il tempo si misura in secondo, per dirvi l'unità direzionale, A è uguale a metri al secondo al quadrato. Perché? La velocità è uguale a spazio diviso tempo. Lo spazio si misura in metri, il tempo in secondi. Adesso l'accelerazione A è pari alla variazione di velocità rispetto alla variazione di tempo. Ok? È come se stessi su un'autostrada, sto camminando a 100 gradi. Poi che faccio? Un attimo accelero, cambio nel tempo la mia velocità. Questa variazione di velocità nel tempo mi comporta che io sto accelerando, chiaro? Quindi se in questo caso la velocità è pari a metri al secondo diviso i secondi, quindi ottengo metri diviso secondi per 1 sul secondo, prima di questo al secondo ottengo metri al secondo al quadrato, secondo lo porto al numeratore, la reciproca, e mi viene metri per secondi alla meno 2. Ecco perché questo è in centimetri, però io ho messo in mente per la stessa cosa, per dimostrarvi che questa scala non c'è l'indice ascendentale, se non viene di fare un po' di conti a mano e capire il perché e come mettere insieme le due cose. Questo è importante, perché a seconda dell'accelerazione che abbiamo con le punte, riusciamo a capire un terremoto terribile oppure un terremoto meno terribile. Terremoto terribile significa che lì il contenuto degli armoni, diciamo così, delle frequenze, e quelle oscillazioni sono fitte, ti spaccano il fabbricato, quindi vanno a incidere sui nodi del fabbricato. Quindi il nodo in quel caso
quindi fabbricato la dura tutta, in questo caso il solaio. Immaginate che voi avete a che fare, c'è un solito di solaio che lo vedremo, sono fatti di legno, il solito è un legno, il poveretto legno che sta incassato, con i suoi problemi anche di costosità, i problemi che ci stanno tra legno e muratura, e chiaramente un solaio li chiamo, diciamo, fatto in laboratorio precompresso, dove la distribuzione delle forze è, diciamo così, avviene in maniera diversa. Quindi quale ne esiste meglio? È sicuramente il secondo, non il primo. Quindi per cui queste cose vanno valutate, perché a volte abbiamo anche la norma su questo, e ci dice, essendo quello un edificio vincolato, quindi un solaio legno, tranquillamente avremo dei problemi, perché la sovrintendenza a BAS non ti fa fare quel tipo di intervento, quindi casetta di boccia di intervento, sapete, in questo caso di boccia di intervento, e quindi nascono delle problematiche che a caso per caso vanno affrontate. Però la cosa è certa, che arrivando un terremoto di urgenza su quell'evento strutturale, diciamo, se il terremoto è serio, tipo Teola, cosa della Campania, tipo Rioni, effettivamente c'è una carta brutta da fare. Quindi questo, diciamo, che per costruire quello spettro che noi abbiamo visto, noi ci serviamo di diversi, diciamo così, acceleratori. Quindi tutte queste curve che voi vedete qua, una, due, sono infinite. La sommatoria di queste curve ci dà praticamente questo spettro finale, cioè l'inviluppo finale. Sono calcoli, questi, perciò si parla di semiprobabilità oppure probabilistici, perché praticamente è la probabilità con cui un evento può accadere in una certa zona, con quell'epicentro, con quella latitudine, con latitudine e quant'altro, e a secondo come avviene pure il fenomeno. Perché guardate l'Aquila perché è stata distrutta, eppure il terremoto era inferiore rispetto a quella di Teola, perché essendo quasi prossima alla superficie, si è portato in superficie la botta e automaticamente ha trovato un'area molto fertile, molto densa dal punto di vista abitativo, e l'ha entrata. Questo è quello che è successo all'Aquila. Nonostante sia stato un terremoto, ripeto, rispetto a quello di Leone, insomma, quindi di Terribino, di un certo. Ora, in tutto questo non facciamo altro che importare tutti questi, diciamo, questi accelerogrammi, e quindi praticamente facciamo tutti questi spettri, vediamo tutte queste informazioni e facciamo una banca dati. Questa banca dati che viene sviluppata o con il metodo di Marco o con il metodo di Monte Carlo, che sono dei metodi, diciamo, probabilistici, che fanno sì da tirar fuori queste curve, che poi sono quelle curve che lo Stato ci dà. Però questa curva che lo Stato ci dà, potere centrale, diciamo il Consiglio Superiore della Repubblica e quant'altro, praticamente sono delle sono siglate, per cui si divisano le nostre zone, zona 1, 0,35G, zona 2, 0,25G, sarebbe la seconda categoria, poi quella 0,15 e quant'altro, la quarta zona 0,25. Ora, in effetti, noi non dobbiamo fare altro che prendere queste diciamo, queste curve, questi spettri, e li riportiamo all'interno del nostro meccanismo, capendo il significato fisico, matematico, dove andare a interagire per prendere il numero, che hanno interesse il numero di queste cose qui. Per cui è inutile che adesso sto qui a incasinarmi la vostra testa, anche perché non è che poi abbiamo troppo tempo per cercare di addentrarci nel vivo del discorso, nel vivo dell'argomento, anche perché è un argomento che sembrerebbe molto complesso, però affrontato con calma, con dignità, con umiltà, con educazione scientifica dovuta, e che anche con una buona guida, tranquillamente uno da geometra tranquillamente riesce a fare anche il calcolo di questo spettro. Veramente ci siamo riusciti, tranquillamente pure voi, senza nessun problema, pur sapendo che alla base di questo spettro, se andate a guardare questo spettro, vedete questo? C'è uno studio di base di questo, di cui io ne ho fatto qualcosa insieme a mio figlio che è anche qui in sala, praticamente su nel fare proprio addirittura praticamente
lo sventramento di questa onda è tirar giù, attraverso il discorso di analisi matematica, a tirar giù, ecco, proprio questo, eccolo qua, ecco, 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 questo, queste bacchettine che potete vedere qua, e che vi dà l'infinito, vedete, che arriva da questa disquisizione matematica, che a voi non interessa, però sono quelle cose che, tutto sommato, arrivano, diciamo così, dalla norma, i due ricercatori si fermano e poi le mettono a disposizione, diciamo così, della norma stessa. Quindi in pratica questa è la risposta sismica locale, quella che voi sentite dire, lo specchio di progetto che corrisponde sostanzialmente all'azione sismica comunemente detta RSL, risposta sismica locale. E su questo che io sto lavorando anche ai fini del PUC, piano urbanistico comunale, dove io ho avuto già anche dei notevoli consensi di qualche convegno che ho fatto con alcuni professori universitari dell'Università di Fisciano, che hanno condiviso in pieno che non solo oggi bisogna guardare all'acustica strutturale, non solo bisogna guardare anche all'aspetto, diciamo, della zona di commercio, ma bisogna guardare anche la vulnerabilità del sottosuolo a seconda dell'indagine geologica geosismica che si va a fare. Ma oggi la norma mi dice che voi per affrontare un intervento dovete fare almeno un piano di monitoraggio su questa struttura, e non solo, ma dovete affrontare anche delle carte, il VS30 perché nella velocità delle onde come vanno sotto, e anche il mastro, chiaro, cioè delle onde, diciamo così, per vedere un attimino come funziona un po' tutto il processo in funzione del bed rock, cioè degli effetti, diciamo così, dell'azione lungo i 30 metri della colonna stratigrafica. Quindi in pratica voi avete un'indagine completa. Quindi prima che si riferiva a dei sondaggi statici, da dire sotto che ci sta, oggi si ci chiede, il legislatore chiede pure, guardiamo anche dal punto di vista geosismico che succede. Quindi se c'è tutto questo, ci sono tutte queste informazioni, si possono costruire degli spettri, diciamo, sovrastanti, dove capire effettivamente dove, in che modo e che tipo di spettro abbiamo in una zona e dove, in che modo abbiamo altro tipo di spettro in un'altra zona. Questo è importante perché se noi guardiamo un fabbricato, il fabbricato per effetto di un'oscillazione, un terremoto che ti arriva sotto, questo si mette in oscillazione. Cioè che cos'è? Si tratta di, diciamo, del tempo misurato in secondi necessario al fabbricato per completare un'oscillazione completa. Lui parte da questa posizione, tac, tac. Questa oscillazione completa si chiama periodo di oscillazione di questo fabbricato. Chiaro? È chiaro che se il fabbricato è disordinato, nel caso di edifici in cemento armato, quindi in effetti non è regolare lungo la base e lungo l'altezza, se si richiede l'analisi modale, e quindi l'analisi modale di quanti modi si può deformare questa struttura, e quindi è giusto per l'informazione che a voi serve non per capire. E allora, visto che noi questo fabbricato oscilla, noi siccome siamo dei dubbi geometri, e certamente qualcuno deve sapere, cioè, ma il fabbricato che tu operi proprio oscilla, con che tempo? Tu sullo spettro, dove ti trovi? Dove lavori il tuo fabbricato? Bene, allora c'è da fare una piccola considerazione. Questo, diciamo così, è un fabbricato. Questo fabbricato, voi sapete la differenza tra massa e peso. La massa che cos'è? È la quantità della materia, no? Il peso, differenza della massa, è la trazione che la Terra offre su ogni singola particella, diciamo, che compone quella massa, verso il centro di gravità. Chiaro? Quindi fra massa e peso c'è una bella differenza, perché mentre qui pesate 36 kg, date verso la Luna, pesate un sesto, 36. Mentre la massa lì rimane la stessa, adesso diceva anche il grande Einstein, diceva la relatività, eccetera, eccetera.
Ora, in funzione di questo concetto molto base, che comunque dovete sapere, il fabbricato è fatta questa massa. Ora, mentre prima adesso non si parlava del peso del fabbricato, oggi un peso sì, però si trasforma in massa sismica, perché tutto il fabbricato, che è il solare, angolatore, pianta a non so, le tegole, tutti i materiali che compongono la struttura hanno una certa massa. Però sta massa è soggetta a che cosa? A questa accelerazione di gravità. Tant'è vero che se voi guidate una penna o qualcosa, voi la lasciate, questa gamba, perché c'è l'accelerazione di gravità relativa verso di sé, chiaro? Quindi va da sé che con questo concetto elementare si cominciano a schiarire un po' di idee. Quindi io sto su questa terra, questo palazzo, che è il mio baricentro, questo palazzo, che è il bacio delle masse, sta applicata questa forza di gravità. È chiaro che questa forza di gravità può essere eccitata, ma quando viene eccitata, dopo il vento, oppure con accelerazione della sismica. Quindi in pratica la massa del fabbricato per l'accelerazione di gravità mi dà la forza gravitazionale. Per cui se io applico una forza gravitazionale qua, vedete, automaticamente mi viene generato da questo terremoto che arriva dalla parte sottostante. Quindi si distribuiscono, questo palazzo è soggetto a questa vibrazione, quindi comincia a oscillare. Devo capire in che parte di periodo mi trovo, questo lo vedremo, e in funzione di questo periodo vado a tirare giù quanto vale questa forza. Chiaro? Va da sé che in tutto questo devo fare sempre in modo tale da non fare edifici secchi e alti. Mi sto un po' portando al limite questo discorso. Perché? Perché probabilmente quell'accelerazione così forte può portare tutta la massa, quindi questo peso qui, al di fuori della base d'appoggio. Si crea una coppia e il fabbricato va giù. Chiaro? Quindi in tutto questo discorso, ma sono dettagli che giusto che vi do a livello di messaggio. Quindi in queste condizioni sismiche la costruzione è sottoposta a queste forze gravitazionali, però è anche sottoposta a questa accelerazione. Questa accelerazione che noi in pratica dobbiamo dare con un numero, questo numero siamo in grado di dare senza nessun problema, perché da quella onda sismica, quell'energia sismica, io me ne raccolgo attraverso gli esami o la configurazione numerica che ho fatto vedere dal punto di vista matematico, giusto per darvi l'idea che ci sta sotto questo discorso, però automaticamente tirate fuori questo spettro. Questo spettro lo legate in una formula che comunque lo Stato mi dà, e voi in funzione di questo sarete in grado di tirare fuori questa forza, la cui forza proporzionale a questa massa del fabbricato è applicata nel baricentro delle masse. Detto questo, che appunto in buona sostanza, quindi in funzione di questa energia sismica sullo spettro, quindi possiamo vedere dove lavora un fabbricato alto e dove lavora un fabbricato basso. Bene, questo è semplice, perché la formula che vi dà lo Stato è T con 1 uguale a C con 1 per R alla 3 quarti. Va bene? Quindi io che faccio? Mi vado a applicare l'altezza del fabbricato 10 metri, lo elevo a 3,4075, lo moltiplico per 5,1 e automaticamente stabilisco dove mi trovo sullo spettro. Qua. Allora, sicuramente per fabbricare alti mi verrà 0,8-0,9 un secondo, quindi io mi troverò su questa parte dello spettro. Su fabbricati bassi io mi troverò in questa zona, quindi già so che io come geometra lavorerò sullo spettro, questo lo sapevate, non lo so, ma voi lo dite a voi stessi, non me lo dovete dire a me, automaticamente che lavorate sulla prima parte dello spettro. Quindi voi lavorerete su 0,1, 0,15, 0,2, 0,3 secondi, quindi avete a che fare con uno spettro di primo livello. Stop, perché altre cose che vi do, infastidisco la vostra mente, il vostro recepimento, tutte le esperienze che vi arrivano, e vi possono anche distorcere da quello che è il mio interno. Quindi in pratica
abbiamo stabilito un parametro importante che diciamo, fa pregare altri lavorano diciamo così verso tempi più alti possibili, in periodi più alti possibili. I fabbricati bastano la parte prima dello spento. E quindi io con questo non faccio altro, cioè, mi devo calcolare questi spettri. È chiaro che questi spettri, chiaramente ci stanno dei software che voi potete prendere anche da www.csl, il Consiglio Superiore degli Affari Pubblici, e tranquillamente date le giuste informazioni. Dove si trova la provincia, la regione, ma non so, Regione Toscana, provincia Massa Carrara, comune di vuoi fare una media ponderata o una media a scatto quadrato, e ti va a trovare il famoso reticolo che ha la norma di Diego. Quindi non la dire, evitate tutti gli spettri allo stato limite di vita e allo stato limite di operativo, stato limite 1 e allo stato limite. Questi spettri che poi vi servono se hai funzionale della categoria del suolo e del coefficiente locale, perché è una cosa che il fabbricato sta in pianura, ma un'altra cosa che il fabbricato sta in cima a una collina, e allora in quel caso lì, siccome praticamente diciamo una pendenza per la collina, lì in quel caso lì la norma si chiama, dice l'asta con il coefficiente che non è più 1, ma è 1.15, 1.20, quindi aumenta quelle forze del 20%. Detto questo, sull'ascolto di queste considerazioni, ci vado un po' veloce su questo. Io adesso vado a mettere diciamo così, in relazione il classico discorso dal punto di vista scientifico tra causa e effetto, cioè interazione tra il sigma, la struttura e la sua vulnerabilità. Tenuto conto però di che cosa? Della valutazione strutturale di un edificio che noi adesso ci passiamo a commentare. Quindi le prime valutazioni da fare. Siccome abbiamo a che fare con questa onda, abbiamo a che fare con questa energia che dobbiamo distribuire, abbiamo a che fare con questa forza che si sprigiona in funzione di questa energia e si va a distribuire nel baricentro delle masse, e noi dobbiamo stare attenti alla geometria della struttura. Se la struttura è scapolare, come diceva il Presidente, dimensionamento semplificato, perché la norma dice amen, la struttura è scapolare, dimensionamento semplificato, ti vai a guardare le aree, diciamo, il uso di queste aree per calcolare la sintoma, è vero anche perché l'interasse non sono di 7 metri, diciamo, i giochi vincoli rispettati, cioè in effetti la mazzetta che esiste diciamo, nel vano diciamo, di una certa apertura è quantomeno un metro, e così di tutte quelle clausole che la norma vi dà. Se voi siete in quelle cose, se avete fatto una valutazione attenta, tranquillamente firmate e fate una valutazione a rotta d'agione civile. Però quando questo non è possibile, perché non il cliente cerca voi delle cose un po', la voglio più dinamica, la voglio più bellina, più caruccia, più simpatica, voglio qui la stanza da letto, la stanza da pranzo, la scala con portamela qua, con portamela là, eccetera, eccetera, allora dovete guardare bene lo studio e la posizione del baricentro delle masse e il baricentro delle dirigenze. Che poi andiamo a guardare senza nessun problema, ho fatto già un esempio critico, in modo che in effetti potete guardare un attimo. Un'altra situazione che voi dovete notare con una certa attenzione è il tipo di suono fornito dal geologo, perché il geologo può fornire anche delle cose sbagliate, attenzione, questo è importante, prima cosa non è andato dal comune, ci sei amico, mi dai un attimino la carta geologica del territorio, bla 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 bla, con tutte le prospezioni sismiche, carte di stabilità, se ci sta un'eventuale cartografia o sezione di correnti geologiche, in modo che voi facciamo una panoramica, perché ci sta il materiale di che cosa è costruito. Se giustamente sotto il geologo porta sabbia, là si sta creta, che vi posso dire, sabbia, diciamo, croce, la cosa già non funziona. Per sapere che poi siete firmatari di quella progettazione, che comunque possono nascere dei problemi. A tutto questo, fatto questa cosa qui, bisogna poi stare attenti anche all'affidabilità dei programmi strutturali. Adesso non ho portato con me questa cosa importante perché voglio far vedere come 2 più 2, cioè aspettate che fa 4, non per fare pure 5, perché se ti ricordate un più che stai in una routine spericolata dove chiamando la sottoroutine automaticamente viene fuori un casino che voi non riuscite a controllare, e quindi bisogna avere l'affidabilità di sé. E guardate che in giro molto spesso questi programmi bisogna stare molto ma molto attenti, perché ti mandano tutto a voi, poi firmate, portate carte e poi alla fine se vi chiedono davanti a un giudice, ma senti quel numero,
Io 30 anni ho lavorato sul numero. Bene. Questa anche la riflessione su queste sentenze, questo discorso che facevamo prima, questa panoramica che facevamo prima, è anche funzione proprio, diciamo, di queste sentenze attuali, quella del presidente Santosos che ha fatto sul sito, ma anche alla luce di una sentenza che ha detto quando va a tentare. Quindi il TAR mi chiama alle eventi di responsabilità vostra, però voi mi strutturisti, perché guardate, il CEO è bravo a fare tante cose. Io lo stimo tantissimo, è un grande lavoratore, ho imparato sempre tutto dal geometra, per quello che mi compete. So che è bravo a fare le stime catastali, ad accatastare i fabbricati, i DOC, i fabbricati, tutte queste cose qui. Si sta specializzando su tante altre cose, però io dico, ci sta anche il piccolo geometra, che a tavolino può diventare anche il mini strutturista, ma se non altro per cautelare le proprie risorse, le proprie conoscenze, i propri approfondimenti, perché a scienza e coscienza per poterlo fare. Oggi tutto con queste strade via web si può arricchire di tante opinioni su quello che può arricchire il suo mondo professionale. Quindi voi siete chiamati comunque alla direzione lavori e quindi siete chiamati anche a una progettazione. Non voglio dire oggi vicino al cliente, ma sai, io ho la mia competenza, no, perché sappiate che questa cosa si può riflettere anche contro di voi, se avete fatto una cosa giusta per farlo senza aver il gusto di aver capito che cosa stavate facendo. Quindi questa sentenza è vero che vi allarga le strade, però è più vero che questa sentenza automaticamente poi deve stare nella vostra mente, nella vostra professionalità, nel vostro senso ampio di professionalità, affinché voi potete sprigionare l'energia quella più bella possibile per darla al cliente, ma anche per un tornaconto di voi stessi. Quindi ecco perché bisogna stare attenti a tutte queste piccole cose che io vi ho detto. Per cui bisogna stare attenti quando vi fate una spiegare. Qua in gente, io ascolto sempre, ma entro con 400, 350, e dopo 360, vai, tranquillo, tanto da montare non fa male, no, è sbagliato. È sbagliato. Perché l'ansia strutturale è la cosa più delicata, l'ansia di carica è la cosa più delicata in una progettazione strutturale di un edificio, in questo caso di primo livello, perché la oscilla a 0,2 secondi. Questo che cominciamo a parlare per nome e cognome. Quindi è importante la geometria, la geometria di qualche pilastruccia che dovete mettere, è importante il tipo di solare che dovete mettere, attenzione, a volte voi mettete, avete fatto la progettazione con questo solare da bruciamento precompresso, paf, passo da, va lì, più leggero, cambia qualcosa, che cosa cambia? La massa. E se cambia la massa, che cosa succede? Noi sappiamo cioè la forza sismica agisce su quella massa, guardate ragazzi, questo è il nostro palazzo, ok, qui su c'è quella famosa forza sismica F. Questa forza sismica che sta su questo, su questa struttura, ok, a quanto è uguale? Alla massa dell'accelerazione. Ok? Se avete fatto una sovrastima della massa o una sottostima della massa, guardate che succede, abbiamo fatto una sovrastima. Quindi mi viene che A è uguale a F diviso M. Ho sovrastimato la massa. Ha aggiuntato il gol. Però 3,5, 5, 5, tranquillo. Ok? Quindi io ho accelerazione, vado a lavorare con accelerazioni più basse. In realtà, se questo lo faccio e lo faccio realmente, ok, ma se questo non l'ho fatto, io mi trovo per fabbricare un'accelerazione fortissima. Questo è importante, ragazzi, sono concetti che avviano una profonda ricerca anche sperimentale, che io faccio continuamente anche quando ne sa più di me, io imparo sempre dagli altri, e questi invece ci portano in condizioni pericolose che potrebbero essere denunciati. Il primo strutturista bravo che arriva lì, quello ci chiama, mi fa pagare i danni, e sono danni forti, oltre al penale, e oltre poi allo scenario di arrivare in termini di sezione amministrativa, la protezione dell'ala,
figuracce da regola, eccetera, 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 eccetera. Chiusura della sala cinese. Ok? Quindi, partendo da queste piccole considerazioni, guardiamoci un po' di queste tipologie, delle monature importanti non armate, le classiche tipologie, per arrivare al concetto di cui ti voglio deviare, quindi non possiamo fare le armate, facciamo delle modulature, eccetera, eccetera, oggi stanno, si prestano bene dal volante, queste cose qua, la modula semplice, la modula armata, la modula IAPA, però attenzione come usiamo questo scenario della tipologia, perché noi possiamo avere, se non facciamo armata da un lato, l'altra parte non l'armiamo, possiamo avere gli scenari di questo genere, una forza applicata che può creare una acerria in questa zona e mi può ribaltare questo maschio, oppure mi può per effetto una acerria in questo punto qui, carpentiere, fa caldo, sta sballato, non viene controllato bene il nodo qui, cioè la chiusura del cordolo, e qui la botte che ti arriva, al terremoto, sì, sì, ti fa una cerina qui dentro, può creare dei problemi, sta bevendo vino oppure Coca-Cola fresca, e ci fai il problema dopo te la tira a male, hai guardato? Direttore dei lavori, ti mandi in problema, ti schioda, e ora vediamo qualche caso che è successo. E così via, tutte queste belle cose dovete stare molto bene. A parte poi delle cose molto belle che arrivano dal vecchio Varignon, le forze, Angolus e forze, stare là. Ah, le forze sono una cosa vitale per il geometra. Quando avete un sistema di forze, guardate una muratura vecchia, antiquata, centro storico, che trame gettato con calce viva, schifosa, bastata, che non c'è un'ombra di adesione, che cosa succede? Lo sbanciamento. Ma come avviene? E quindi c'è tutta una critica vettoriale, si applica la Lignone in questo caso, no? Allora si va a dire, la trama appoggiata appoggiata, la trama appoggiata appoggiata, il geometra bravo per queste cose. Però come, in che modo viene fatto il modello matematico? Allora, il nostro piccolo cartuccio, calcolatrice, foglio Excel, calcolatore, fammi guardare bene il saluto di centro storico, eh? Attenzione, anche perché questa cosa, oppure addirittura, vedete, siamo al limite di questa applicazione di queste due forze, una N con 2 e una N con 1. Classico, un solaio che appoggia di qua, un altro solaio che appoggia di qua, scarica N con 2, inferiore a N con 1. Guardate che succede, se stiamo qui prossimo a una muratura bastata, schifosa, giusto per intenderci, mentre qua è più compatta, anche qui possiamo avere delle sorprese con questa N che va in questa direzione, ma se avviene l'incontrario, cioè N con 2 passa di qua, N con 1 sta qua, la N sta su questa scassata, vi vedete spanciare questa conduce, ma non è questa cosa. Un bravo strutturista, un intervento che non avete fatto bene in centro storico, vi può creare dei problemi, come il CQ, ad esempio, davanti al giudice, ecco, vi si nascono dei problemi, a parte poi le conseguenze dannose che si hanno per effetto a questo fatto statico se si accoppia un fatto dinamico, cioè un terremoto che fa vibrare questa casetta, per cui questa povera parete che si trova qua, guardate che può succedere, cinematismo 1, cinematismo 2, cinematismo 3. Ecco perché oggi la norma vi chiede anche il calcolo del tamponamento, che è un calcolo molto bello da fare perché vi fa capire un po' tutta l'implementazione scientifica che c'è all'interno di questi meccanismi, anche con queste modellazioni che perlomeno mi pare che ad esempio il pericolo che cominciamo a chiedere, quindi voi dovete essere in grado anche di dare la vostra risposta. Al momento pare che fino a 0,35 si riesce anche a 0,25 con dimensionamenti semplificati, con interventi di questo tipo vanno fatte questi tipi di modellazioni. Quindi attenzione alle tipologie delle murature, diffidate, fate fare bene le prove, il piano di modellaggio che la norma vi chiede, non solo lo estendete alla parte sottostante, cioè il tipo di fondazione, la caratteristica, la geometria, ma andate a guardare pure un attimino una prova a martinetto, per esempio,
su questi tipi di muratura, a quando lavora la muratura, a che tau K lavoro, cioè tau K è l'indice dell'attenzione tangenziale. Se state a 4, a 5, a 6, a 7 diffidate, se state già a 10, a 10, 12, 13, allora tranquillizzatevi un attimo. Ecco perché se fate direzione lavoro o quantomeno progettazione, dal punto di vista del risanamento della struttura, dovete capire bene che cosa state facendo. Questo è uno degli argomenti che saranno pure trattati, ove mai le persone che saranno poi interessate al corso. Come per esempio un'altra cosa importante, quelle stesse volte che avete visto fanno tutta la voce usare il termine CIFA, automaticamente ha dentro il legame tra un pezzo e un altro, se è tufo, se è pietra, se è costruire mattoncino, Patrizio, non c'è. Quindi, per effetto della forza sismica, tac, la forza sismica, queste, si crea proprio questa lesione che tende a dare uno stacco alla restante parte dei mattoncini e a buttare giù la parete. Quindi è importante che tutto questo, c'è una resistenza a trazione anche del meccanismo tra concio e concio, per fare in modo che ci sia effettivamente quella resistenza richiesta anche a scorrimento per effetto della forza sismica. E qui ho riportato un po' qualcosa sulle sollecitazioni, la formula classica che lega un attimino la resistenza a trazione in funzione di questo legame, di questa coefficiente d'attrito, perché voi se portate le scarpe di somma, giusto, ha un certo coefficiente d'attrito sul pavimento che è liscio, ma se tutte le scarpette gomma, chiaramente sono più frenati, più tranquilli, ecco il motivo per cui oggi anche ai fini della protezione delle scale mettono delle bacchette per fare il freno. Non sa, guardare, quindi la sicurezza impone anche questo, è un grande motivo. Bene, vabbè, qua una filosofia che ha fatto un mio collega, diciamo, un ingegnere di Agilis di Catania, che non ha questo file, che mi dice: Mimmo, fai attenzione, anche qui, in questo caso qui, allo scorrimento, la forma sperimentale è questa, qua fa capire proprio che se qua dentro qua, vedi, c'è un collant da schifo e quelli vanno giù il mattoncino per effetto della forza che interagisce sul pannello, perché non c'è il legame. Esempio, la scarpetta che vi ho detto di gomma contro la scarpetta di sopra. È la stessa cosa pure qua nel campo dell'amperatura. Quindi per cui la resistenza a trazione dipende anche dalla direzione totale, dipende direttamente dal legame, quindi praticamente dal legame che esiste nei cucini. Questo è il concetto. Quindi, avvertimento, piano di montaggio, però fammi un attimino anche l'analisi di, ecco, per voi non vi sentite bene, andate a un centro clinico, vi fate la stessa e andate a guardare lo screening per A, B, C, quindi range, e qui è la stessa cosa. Oggi siamo a questo livello anche nel campo delle strutture, ecco perché il piano di monitoraggio è importante. Quindi concludo su questa parte qui, che la formula, diciamo, sperimentale è questa, quindi è importante che l'attrito che si va a sprigionare tra i due pollici deve essere con un certo legge, per cui entro questa curva interpolata tra i vari punti, vedete, perché voi, questa è una curva sperimentale, perché abbiamo fatto un piano di monitoraggio e quando fuori che in funzione della sigma applicata, quindi in effetti la prova Martinetti, avevo fatto questi valori. Questi valori alla fine del pannello vengono interpolati con una curva che si chiama curva di interpolazione, e la cui tau 1 sarebbe la tensione a tau, è pari CMB per F per sigma 0, che in effetti non è altro che hanno realizzato un incremento del carico assiale, proprio un incremento della resistenza a tau, e ne è stato dedotto che il legame proprio alla resistenza a tau della muratura per la coesione dei conci e quindi coefficienti di attrito. Okay. Questo in effetti si continua ancora questa parte qui, se specialmente la muratura poi è fatta, diciamo, di tufo, non si va anche a guardare, si guarda tutto il pacchetto, molto spesso capita sempre l'effetto di questa coesione.
coefficiente antica che non c'è, non è quello reale, perché si può avere anche una lesione di spacco in questo senso. Allora, e qua invece c'è tutta una serie di considerazioni che mi dicono che sono cose importanti, che prima ancora vado a fare un'analisi, è importante andare a guardare per la cautela delle vostre responsabilità. Alla fine il coefficiente 1 è pari a 0,17, deve essere sempre maggiore di 2. Questo è l'indice della prova del 9, il range. Okay. Detto questo, bene o male ho progettato per questa, diciamo in questa zona qui, e io per un terremoto e un fabbricato alto progettato per questa forza, mi può succedere che successivamente, diciamo, mi può arrivare un terremoto con una curva di questo genere qua, per cui la forza a cui è esposto il fabbricato non sarà con questa qua 0,6, ma sarà addirittura di 8. Quindi è importante che se io ho sbagliato, non è il nostro caso, perché comunque qua parliamo della Turchia e della California, uno opposto dell'altro, però che cosa succede? Che se io ho sbagliato la valutazione del tipo di suolo, il geologo, e quindi il geologo mi ha detto vai tranquillo, il tuo spettro è questo qua, vedete? Questo simbolo arancione, qua è arancione, è poco scivolo, cioè sarà così, è arancione, questo qua è lo spettro. Voi avete progettato per un fabbricato basso a 0,2 secondi, avete progettato con queste forze qui, a 0,6. Se però il geologo vi ha dato un'informazione sbagliata e quindi non è questo il riferimento, ma bensì è questo il tipo di spettro, voi vedete allora che cosa succede? Che voi passate da questa forza 0,6 a una forza da 1,2. Decisamente superiore, e quindi nascono dei problemi sul fabbricato. Stiamo parlando di fabbricati bassi a 0,1-0,2 secondi. Quindi è importante che voi, nell'ambito del discorso generale, andate a guardare un attimino tutto ciò che inerisce la parte geologica e quindi anche la parte geofisica che il geologo vi fornisce, perché a secondo come arrivano queste informazioni. Noi potremmo avere giochetti di questo genere qui. Questa è una prova di un'accelerazione fatta con il SAP con cui ci ha messo il terremoto sotto. E guardate, il mio fabbricato con un ascensore centroscala, magari il fabbricato ci mette a mano, come mi risponde. Va bene? Vedete qua, non c'è rossore. Vedete? Tutto fila liscio, va tranquillo. Se parete per effetto tagliante, perché ho fabbricato sempre lungo, cioè diciamo dimensione 10 metri qua, lungo 30 metri qua, quindi superi il rapporto stabile della norma, per cui si hanno degli effetti torcenti e fabbricato, diciamo così, mi va bene. Però se io mi hanno sbagliato lo spettro, guardate adesso, vengono fuori rosso, blu, i range, fabbricato fuori range, per cui questa parte qua è da rivedere, è ammalorata. Ecco perché alla luce di questo consiglio che vi do, chiaramente si può arrivare anche a un discorso del genere, cioè vabbè, se nell'indecisione lo mettete smorzatori. Ecco qua. Ecco qua. Alla luce di questo, dice, vabbè, sapete che faccio? Io non voglio lavare, ma in tutta questa storia, visto che la delicatezza è il problema, io sotto il palazzo ci metto degli smorzatori. Smorzatori non fai altro che tu vai a tempi infiniti, cioè sullo spettro ne vai a tempi infiniti, e quindi abbassi al massimo le forze. Quindi tutto il palazzo va come una martella. In effetti va avanti e dietro, senza avere momenti torsionali di quella ammalorata. Ecco perché si arriva al discorso degli smorzatori. Lo smorzatore non è altro, in effetti porta questa parte spettrale, arriva a questa parte del finale dello spettro e anziché lavorare qua, ho paura, sto lavorando qua, ancora ho paura, non mi fido perché il gioco mi ha detto una volta zona A, una volta zona B, una volta zona E. Non mi fido, ho quelle problematiche, allora io mi sposto al massimo qua,
sui tempi, mi metto in queste zone qua, dove le forze sono ridotte al minimo. Questo è il concetto dello smorzatore. Quindi non fa altro che tutta l'energia sismica la va a prendere, diciamo, la parte di basamento, e il palazzo si libera da quella forza sismica che non ha più, ma si muove in maniera... È chiaro che per palazzi molto alti c'è un modo da fare anche un rapporto biologico del cuore, perché il cuore, come sapete, quello parte con una coda bassa e una coda alta, no? Il cuore fa ha delle code basse e poi ha delle code alte. Quindi in effetti bisogna calibrare bene. Uno che sta al 60° piano, oramai lavora e viaggia sullo smorzatore, si va ad affinare in questo senso di ricerca, di formazione, anche su queste cose, che tutto viaggia sulla frequenza, ma cioè quella classica trava appoggiata all'interno. Dobbiamo fare solamente un saluto, grazie per averci dato questo input, però oggi la scena, lo scenario dinamico, cioè lo scenario proprio dal punto di vista della scienza e costruzione, sta cambiando. Quindi allora, io dico sempre, affinché ci sia questa mitigazione del rischio sismico, basta che ognuno di noi, nell'ambito delle proprie competenze, quindi sindaci, imprese, progettisti, perché anche i sindaci, quando arrivano lì delle pratiche, devono filtrare un po' certi modelli che vengono presentati. Le imprese che operano, bisogna che loro stessero molto veramente attenti su quella della realizzazione, i progettisti, nella distribuzione, i geotecnici, i geologi. E i geni civili che oggi fanno osservare sempre di più con tanta curiosità la norma. Tutto questo complesso di cose va ad attutire quel famoso fenomeno che io vi ho fatto vedere come repertorio fotografico iniziale, che veramente ti porta tanto a scoraggiamento e tanto a scoramento. Però questo non deve essere, perché noi siamo gli operatori diretti e le cose si affrontano in prima persona. Quindi, passando da queste cose, ci cadiamo nel vivo del discorso, e in poche parole, che hai bisogno di queste premesse per andare nei centri storici. Noi nei centri storici abbiamo, perlomeno diciamo anche nel mio paese, in molti paesi del Sannio, ma anche in via d'Arezzo, sanno fabbricati che sono vincolati, e per cui hanno una tipologia particolare strutturale. E dice, vabbè, l'ingegnere ci ha mandato queste cose belle, però tutto sommato, come facciamo un palazzo vincolato a muoverci se quello c'ha solo il legno? E quindi per effetto questa vibrazione si può scatenare, viene fuori dalla muratura, specialmente se la muratura è fatente e quindi ovviamente non mi osserva a distribuire questa energia sismica nel modo dovuto, allora si pone una serie di problemi. Beh, io dico che in riferimento a questo problema c'è avuto una norma, questa norma che per un edificio vincolato è la norma C91, sarebbe la vecchia circolare 65/97. Il quarto articolo, se si va su questa norma, la C91, ci dice che non ti scoraggiare, che ove mai ha a che fare con un edificio che sta in centro storico e che ha comunque dei problemi di questo genere, ed è un edificio di natura ordinaria, automaticamente io ti do la possibilità, e anche se tu non fai nessun adeguamento, tu puoi anche migliorare. Quindi in pratica, se noi abbiamo quella cosa che vi ho fatto vedere nella muratura, andiamo a migliorare per esempio con delle iniezioni, ok? Oppure con l'intonaca armata, oppure con delle delle reti elettrosaldate e tanti altri tipi di tipologia costruttiva che esistono anche dal punto di vista tecnologico, noi possiamo ben tranquillamente riordinare il nostro edificio e chiaramente mettere in condizioni da portare un intervento di miglioramento, quindi migliorare. E questo noi lo possiamo fare perché se è un edificio vincolato appartiene al MIBA, Ministero di Beni Ambientali, ex BAS, Beni Ambientali, Architettura Storica e Paesaggistica, e quindi per questi beni architettonici le tecniche di intervento devono tenere conto in modo compiuto dei caratteri architettonici. C'è storica, cioè la norma, quindi non distrugge la nostra storia culturale, per far prevalere in questo caso, diciamo,
dalla parte culturale alla parte strutturale, e ti dice che anche se tu non fai l'intervento tale da adeguare il, diciamo, quel tipo di edificio alla norma, ma la migliore sorella mi sta bene e io te la do. Quindi per edifici vincolati che stanno in centri storici, tranquillamente questo discorso che voi potete applicare, perché comunque la norma, le regole di intervento, sa che le costruzioni di quella eccetera possono dare, vedete, ecco qua, per impegno, eccola qua. Quindi per impegno architettonico, le regole di intervento devono dare conto compiuto dei caratteri architettonici, artisti bene. Conseguentemente il miglioramento deve essere conseguito senza che si voglia sostanziale modifica il comportamento strutturale globale, utilizzando la dimensione tecnica di intervento metodologico e della conservazione di fabbrica, che privilegi no l'uso del materiale tecnico tradizionale o contemporaneo coerente con la logica costruttiva. Questo è un fatto che si va diffondendo sempre di più, perché la norma, anche quella dell'84 e 873 dell'attuale norma, non diniega quello che abbiamo detto alla vecchia norma, la numero 65, e quindi dice, ancora ribadisce che se tu stai in un edificio vincolato puoi toccare anziché un intervento di documento, un intervento di miglioramento. Però molto spesso capita che e sulla scorta di questo al comune di Lippa Bottoni Campo Basso, dove sono stato chiamato qui per una certa consulenza, hanno fatto una, per salvaguardare praticamente questa situazione nei centri storici, hanno fatto proprio riparazione, un bando in cui dice riparazione e miglioramento sismico dei verticali inclusi nei peggio eccetera, sulla verifica della vulnerabilità sismica, sulla verifica della sicurezza sismica. Però nei centri storici, pur di salvaguardare la, diciamo, l'impianto culturale, storico, monumentale, che è la vecchia storia del paese, producono questo tipo di bando e dico tu mi fai solo il miglioramento di questi fabbricati. Quindi perché la norma non me lo vedo, quindi parecchi che molto spesso capita che fanno i centri storici stanno in difficoltà e probabilmente che non sanno che questa è la norma che è tranquillamente data dallo Stato e che voi volete applicare. Quindi noi dobbiamo stare attenti, perché comunque in ogni caso, quando noi abbiamo fabbricato il piano nel caso di specie, abbiamo la copertura, la muratura, eccetera, eccetera. Quindi per cui cosa dobbiamo fare? Facciamo la serie cariche che ho detto dalla copertura a scendere al piano terra. Poi stabiliamo i pesi della valutazione dell'azione sismica con questa formuletta qui. E poi chiaramente a tutto questo andiamo a stabilire piano per piano, vedete, le forze che agiscono nel baricentro delle masse, le cui forze poi vanno sui maschi urali che sono responsabili di questa reazione per mantenere il fabbricato in piedi. Tutto questo discorso ci fa capire che in effetti la forza che noi dobbiamo applicare è pari, diciamo, oltre a un coefficiente lambda e una G che sono costanti, G vale 9,8, ma è proporzionale al peso o alla massa sismica del fabbricato. Questo è importante, perché abbiamo un rapporto fra forza e peso. Allora veniamo a noi. Che cosa ci consente di fare questa cosa? Ci consente di fare che se io ho un edificio nel pieno del centro storico, una catena di edifici in questo modo, allora viene chiamato come progettista e dico, va bene, supponiamo di intervenire nella parte, la committenza, diciamo, di questa unità immobiliare mi dà a me l'incarico di poter intervenire. Io intervengo su questo tipo di fabbricato e non tengo conto delle ali a destra e a sinistra. Questo è un errore grave, dovete fare molta attenzione. Perché? Che succede? Così come abbiamo visto nel comune di Lipa Bottoni, Campo Basso, facciamo delle riflessioni che sono di questo genere qua. Comune dell'Aquila, perché io sono stato a fare, diciamo così, degli interventi con qualche collega, vedete, abbiamo di questi casi qua, quelle cose che vi ho detto prima, vedete, ma io adesso ve le faccio vedere sotto un'altra ottica.
quello era un discorso generale. Adesso abbiamo l'ottica secondo la forza sismica e secondo l'intervento che voi andreste a fare in centro storico in maniera sprovveduta. Allora vi voglio dare la linea guida per fare in modo che se voi andate in centro storico dovete tenere bene conto e in seria considerazione quello che io sto per dirvi. Come vedete qui, queste fabbricate che stanno in questa posizione, e abbiamo questo ribaltamento parziale della parte alta del lavoratore, possiamo avere anche un ribaltamento interno della parete, è un edificio provato per effetto della liquefazione, e andiamo a guardare anche l'interno di una, che sono poi le nostre realtà, ragazzi, sono le nostre realtà, chiaro? Quindi voi state intervenendo alla parte centrale e probabilmente vi state dimenticando che alle parti laterali abbiamo situazioni schifose di questo genere, e voi giustamente dicendo, e a me che mi importa che sta a 50 metri da me. Bravo, bravo Presidente. Sto planeggiando la parte dell'epigrafa. Perché uno diventa rigido. Bravissimo, perché uno diventa rigido e l'altro praticamente si indebolisce. Quindi se il fabbricato rimane così com'è, siamo tranquilli perché c'è una volta che fai mutua distribuzione tra poveretti. Alimentiamoci tra poveretti. Invece l'altro è più ricco, e quindi è più forte, l'altro è più debole. L'uno tende a distruggere sempre in relazione di l'altro. Quando arriva la porta sismica, lui è capace di, gli altri sono poveri, e chiaramente succede quelli per ribaltamenti parziali, per gli inserimenti, per i capelli, non sappiamo ancora. Questa capriata come sta compiando la zona, la parte, diciamo, questa capella, non so da che parte va. E quindi vedete, io posso avere una serie di problemi. E quindi se io vado a fare la progettazione e vado sul mio accelerogramma, vado a lavorare con il mio Peak Ground Acceleration, che è la forza massima del picco, e in effetti mi vado a fare il mio modello, quindi la massa che io ho, questo fabbricato, io, che, questa è la massa, questo diciamo così è il periodo di oscillazione, questa è l'accelerazione. E per cui stabilisco che io lavoro con questa forza sismica. Ok? Quindi in pratica, questo palazzo, supponiamo che è fatto di questa configurazione, io mi vado a fare un calcolo più o meno sommario del baricentro delle masse e il baricentro delle licenze. Vediamo come. Allora, per ogni, vedete, punto, quindi ho fatto dei settori. Questo è un solaio 1, questo è un solaio 2, questo è un solaio 3, 4, 5, 6. Di questi solari mi faccio, diciamo così, l'intersezione e ottengo dei punti. Sono i baricentri di ogni singolo solare. Allora, mi calcolo la massa m con 1, la moltiplico per x con 1, cioè la distanza che intercorre fra questo s con 1 e l'assenso. Così m con 2 per la distanza che intercorre fra questo baricentro è 2. Così m con 3, m con 4 e m con 5. E tiro fuori sia in x che in y un punto fatidico che si chiama baricentro delle masse. Ok? Dopodiché, fatto questo, e questo lo posso fare, e penso che il giorno tranquillamente sa fare, senza nessun problema, è una semplice applicazione del teorema di Varica. Dopodiché mi sono calcolato le incidenze di questi pannelli qua, di questi pannelli, e le ho calcolate con queste formule, A che è l'altezza, E il modulo di anni, G è il momento di inerzia, A è l'area, diciamo, di appoggio, che è pari a base per la sua lunghezza, e mi tiro fuori, in funzione della licenza che ho per ogni pannello, il baricentro delle rigidezze, dove sta la reazione di questo mio fabbricato. Chiaro, che arriva l'accelerazione, però ci deve stare pure qualcuno che reagisce. Questa mia azione, di tutto quel casino che avete visto, l'accelerazione, lo specchio e quant'altro, io ho la forza che so calcolare, abbiamo visto, e sta applicando il baricentro delle masse, che sarebbe quello che vi ho fatto vedere qua. X senso sta qua. Qua sta la forza sismica. Poi è certo che devo vedere la risposta del fabbricato dove sta. Lo calcolo con X con R e Y con R. Bene, se il baricentro delle masse, il baricentro delle licenze sono un planasse, sono sullo stesso punto, io non ho eccentricità, vedete? Tra le masse e le licenze non ho eccentricità. Se non ho eccentricità non ho coppia che si crea all'interno del piano. Quindi il fabbricato io non lo scasso, non torce,
non c'è un momento sorgente, chiaro? Quindi in questo caso qui io sto tranquillo, perlomeno ho fatto una verifica di massimo con pochi passaggi e con l'uso del foglio Excel, che posso, una volta fatta la presentazione da fondo, posso copiare e incollare, ne posso fare di quando ne voglio. Però stavolta sto agendo con i lumi della scienza, ma sto agendo con coscienza, non è per conto mio, della mia professionalità, ma anche per conto della mia clientela e anche a cospetto della mia professionalità. E anche per non essere poi eventualmente attaccato per uno sbaglio oppure per una mia incuria o per il mio mancato aggiornamento. E allora questi sono i primi calcoli che voglio fare, per fare in modo che però io sto, questa è la modellazione, per tutto il discorso, tenendo conto che poi, da oggi la norma col telaio Tom, cosiddetto lo studioso, dice, se tu c'hai un'apertura qui, esempio, questa apertura pure se qua non ce l'hai, te la devi comunque scanalare, cioè in effetti si risvotare. Esatto. Quindi in pratica tu la vai a indebolire ai fini, perché la norma, tu togliendo questo pezzo di muratura qua, tu in effetti sminuisci la rigidezza di questo maschio e va a cioè va a vantaggio di sicurezza. Quindi ecco perché le finestre, se sotto probabilmente la vista a quella dimensione geometrica, alla tutta fine dopo. Devo fare che la finestra che c'ho qua, ce l'ho qua e ce l'ho pure qua. Perché se io qua, vedi, c'ho finestra. Se io ho finestra è qua, qui la scanalo, non la consiglio il telaio Tom, automaticamente c'è un'altra finestra qua, 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 sto maschio sopra qua. In effetti si svuota della sua rigidezza. E non funziona, non la consegnerete mai al giudice civile. E questa è una cosa importantissima, i famosi allineamenti che diceva il presidente. Quindi questo fatto gioca anche a scapito di un eventuale baricentro massa di rigidezza. Per cui un'azione sismica con un coefficiente strutturale, cioè che noi di tutto questo andiamo a considerare anche un coefficiente strutturale, cioè per poter fare il progetto andiamo a considerare lo stretto del progetto, io in effetti non faccio altro che attraverso un coefficiente di cui questi non hanno una a patto questo spettro massimo, diciamo di norma, e lo porto a questo valore qua più basso, vedete? E quindi conseguentemente io faccio in modo però che con questo vado a lavorare in una zona possibilmente duttile, plastica, quindi lavoro per forze minori, mentre qua dovrei progettare con questa forza, 0,450, qua vado a lavorare con 0,12, chiaro? Però voglio che però questo fatto me la ritrovo per plasticità, cioè il fabbricato è capace di fare oscillazione, però oscillando il magazzino energetissimo. Chiaro? Questo è lo spirito della norma. Per cui, quindi, è un semplice calcoletto per dimostrare che tutta la forza sismica che noi applichiamo ha un parametro importante, è proporzionale a tutta la massa del fabbricato che noi stiamo considerando. E questo è importante perché la forza applicata proporzionale alla massa è applicata a tutta la massa. Ora domanda, la massa dell'edificio. Ora se io sto in centro storico, quella massa che sto considerando per quel giaesimo intervento al centro è quella reale? Non è quella reale, sto sbagliando l'intervento. Io sto sbagliando l'intervento. Allora ecco perché un professionista che si trova a 50 metri più in là ti può dire ma che stai combinando? Ti denuncia al comune, genio civile e quant'altro, probabilmente hai fatto l'intervento, hai rigidito la parte e chiaramente questo ti porta via a uno scasso del fabbricato e non solo, ma ti porta anche in sede civile penale, amministrativa, con risarcimento danni e quant'altro, perché è la norma che te lo viene di fare con l'intervento. Ecco perché in tutte queste cose abbiamo voluto, per esempio, qui avevamo fatto per i centri storici l'assunto del servizio urbanistico regionale, cioè, ma che fate? Guardate, vi siete dimenticati di un'applicazione importante. Voi nel centro storico dovete applicare, secondo la legge 457/78, l'unità minima di intervento. Cioè in pratica quell'intervento che io ho fatto qui al centro lo voglio fare, mi stacco come? Facendo una paretina e una paretina, mi stacco
e rendono questa mia oscillazione di questa mia unità immobiliare, di questo cassone, solo e solamente alla parte che riguarda il mio intervento, e rendendo indipendente dalle altre abitazioni. Perché guardate in base che io oggi sto a sinistra è ancora peggio. Faccio lo stesso discorso. E per caso, in questo caso, io ho fatto un intervento con iniezione di cemento addirittura, per un cantonato, chiaro? Quindi in pratica sono andato qui, boom, ma metti, non ti preoccupare, passa il bello la rete, mettici pure peperoncino, non so, mettici pure praticamente rete e quant'altro. Tu hai portato l'intervento e l'hai spinto al massimo. Tecnicamente che abbiamo fatto? K, la rigidezza di ogni massa, che pare a Gipera, diviso per 2, eccetera, eccetera. Io in pratica questo tavolo K l'ho spinto al massimo e ho aumentato G. Tau K per una dura schifosa 3-4 tonnellate barra MQ. Questa è la resistenza in termini della mia esperienza. Quando pompate cemento, questo tau K, mettete ferro, mettete inceppamenti di mattoncini e quant'altro, lo spingete minimo a 10-15-20. Chiaro? Quindi aumentando tau K io aumento G. Se H è rimasto lo stesso, B è rimasto lo stesso, tutto è rimasto inalterato, io ho aumentato il numeratore di questa cosa. Aumentando il numeratore ho aumentato K. Quindi se ho aumentato K, io creo un danno a questo fabbricato. Cioè, mi guardo bene al mio fabbricato, questo qua. Ma ho creato un danno a questi altri. Perché che succede? Quando arriva tutta la porta sismica, questo fabbricato in questa direzione ortogonale al piano del computer, questo mi reagisce bene, tozzo, è forte e piglia l'energia sismica, però è talmente forte che fa creare le cerniere in questi punti, scusatemi, in questa sezione qui mi si crea una sezione di stacco, e quindi come se avessi forte qua e debole qua, questi oscillano. Questa parte qui oscilla. Se questa parte qua oscilla, e la ragione che da 50 metri dice, oh, che stai combinando? Quindi il fabbricato si spacca in questa zona, si spacca in questa zona, e questo si ha più probabilità di salvarsi. Mentre quest'altra parte qui, praticamente, è vulnerabile. Ecco perché in questo caso qui, la persona che sta qui a urlare, deve urlare non solo nei riguardi del sindaco, non solo nei riguardi del giacente, ma può poi rimanersi anche in procura, e lì poi possono nascere veramente dei problemi di rimasto nei nostri controlli. Qui ancora una dimostrazione di più, perché tenete conto che queste le masse che noi andiamo a considerare non solo sono le masse dei solari, ma sono anche le masse che sono di quelle dell'interpiano, cioè insieme al solaio. Praticamente ci sono i massi che continuano, che, diciamo per metà, quelli che vanno sopra vengono usati dalla massa di sotto, e quelli di sotto che arrivano fin qua, ecco qua, metà arrivano, quindi tutta questa parte qui a 45 gradi si prega, è una massa, la restante parte è un'altra massa, e poi questa qua è quella che sta a livello di cantiere. Quindi le masse che sono più oscillanti sono queste, e quindi che creano appunto quelle catene. Quei problemi che io vi ho fatto vedere con queste eccentricità che voi avete visto, e chiaramente hanno fatto un intervento sbagliato, anche perché se andiamo sempre nel mio modello di palazzo e vado a mettere in questa zona, io ho dei maschi murari qua, ah signore, è arrivato. No, voglio la cintura, io voglio bello libero, la voglio un bello salone, abbiate la sentita, io voglio un bel salone. Ma io dico, ma io farò a tanta parte queste cose. E succede anche di questo, succede. Ma voi, facciamo una cosa, demoliamo questo mascolare e inseriamo una trave a spessore emergente. Guardate la ricerca, che cosa? Spessore emergente, quindi io ho questo salone. Stiamo parlando di modulo di tuffo, tolgo la parte del setto murario e inserisco all'interno del solaio, oppure la parte sottostante, un pilastro, un pilastro, un pilastro,
e lo incateno con una trave. Vediamoci, questo è una merce, guardate che succede. Io ho inserito nel mio 1, 2, 3 i tre pilastri che vi dicevo, e poi ho inserito questa trave e poi questa trave. Allora, in questa prima fase qui ho inserito una trave la cui AJ è superiore, cioè molto inferiore alla AJ dei pilastri, cioè in pratica è una trave a spessore, cioè la rigidezza della trave a spessore è più piccola della rigidezza dei pilastri, chiaro? Bene, in quest'altro caso qui è l'incontrario. Metto una trave emergente la cui rigidezza è superiore rispetto a quella dei pilastri, quindi emergente e quella spessore. Voi sapete che se metto una trave emergente, la trave emergente è debole, deve essere fragile, tutte, diciamo così, si rompe subito, e non solo, ma ti crea un attimo in cui oscilla la trave, questa una rotazione al nodo dove sta appoggiato nel pilastro, una rotazione, ruota per la sua, diciamo, fragilità e per la sua debolezza, non è tozza, non è forte, e trasla pure, enorme, fa degli ottimi spostamenti, al contrario di quella del trave emergente. Quindi per cui, all'analisi del problema, se questo è lo schermo modello, vado a dire che, vado a fare un calcolo, ma scusate, fa sti calcoli, non ci vuole l'ingegnere, scusate, tranquillamente non c'è altro che fare, siamo in una stanza dove la signora vi ha offerto un caffè, una birra, non so, qualcosa, vi siete accomodati, però state riflettendo, vedete come le vostre idee, dovete essere bravi, perché poi dopo quel caffè ci può essere la denuncia. Quindi in pratica io ho la soluzione a mezzola e la soluzione scintilla. Soluzione a mezzola che è praticamente dove qui è una trave a spessore e qui una trave emergente, scintilla, che riesce a gestire, diciamo così, gli sforzi. In questo caso qua, quanto vale la mia rigidezza di questa trave? Pari 3, insomma, H al cubo, bla bla bla, è 981 newton al metro. Invece nell'altro caso, trave a emergente, quanto vale? 12 H al cubo, 3.927, 2 milioni in più. Quindi che cosa mi compete? Che qui ho una rigidezza pari a 2 milioni e quant'altro. Mentre qui è 3, perché qua è 3 volte 981,859. 3 è 2.981. Qua invece 3 volte 3 milioni, quindi 11 milioni e 783, è la stessa cosa. Quindi qua la rigidezza è enorme, qua la rigidezza è minima. Quindi che cosa succede? Che siccome quella è un'oscillazione di una massa con una forza applicata, quindi è un vento da tutti gli effetti, il periodo di questo pendolo quando va 2π radice quadrata dm diviso k. Ora, parità di massa, se la k io l'ho aumentata e la spingo all'infinito, questo periodo qua diminuisce rispetto a questo. Allora, in questo caso qua, k è 2.900.000, il mio periodo è questo, e lavoro con queste forze. Se invece ho messo una trave, quella aspa emergente, io ho spostato il mio periodo, cioè la mia rigidezza, da 2 a 11 milioni, come da calcolo che vi ho fatto. Quindi il periodo stavolta, vedi, tende a diminuire, più basso. E per cui avrò forze sismiche più grandi. Quindi quel palazzo io lo sto rovinando. Immaginate che su c'è, non so, un quadro di Berlino, qualcosa. Lo fate cadere, perché lì la vibrazione, la concentrata del sisma, e talmente arriva la fibrillazione con queste forze sismiche spaventose, che praticamente mette in pericolo e in seria vulnerabilità il vostro palazzo. Quindi quello è un intervento che fa, è proibitivo, non si fa. Quindi usiamo, ecco, la giusta tecnica di intervento, sia ai fini professionali, dignitosamente, che ai fini anche della salvaguardia dell'incolumità dell'utenza e delle persone che vi danno l'incarico, perché una progettazione errata comporterà diversi meccanismi di collasso,
Quindi io sto dicendo storie, non so come sta combinando dall'altra parte, né mi ci fanno andare per vedere se c'ha un carriato, se c'ha una trave penzolante, se c'ha, non c'ha proprio tempo che praticamente la natura si comporta a mezzo, è tutto un problema. Quindi in effetti, vedete, noi possiamo avere per effetto di questa nostra incuria, con degli interventi fatti in determinati punti in maniera disordinata, senza tener conto dell'ala destra e dell'ala sinistra, possiamo avere situazioni di collasso locale di questo genere qua. Vedete, c'è un collasso di questo genere perché sta una trave spingente, perché voi sapete che la trave spingente è pericolosissima, nonostante oggi continuano a fare queste travi in legno e le continuano a montare felicemente. Voi sapete che se la trave di colmo, come al genere, ma fanno oggi anche uso comune, paventano, diciamo così, in maniera, diciamo così, spingente, e poi mettete qui gli sterlucci, mettete il tegolo altro, perché voglio questo tetto bellino, simpatico, perché il legno è là, bla bla bla, e voi se analizzate per un attimo questo travicello, questo pancone che sostiene la stante parte della muratura, per effetto dell'azione sismica, quindi questo viene favorito, questa azione sismica su questo pancone, perché se andate a guardare, diciamo dal punto di vista fisico, questo concetto, e poi chiudiamo, noi ci accorgiamo di questo. Questa qua è il colpo, questa è la parte bassa, va bene? Voi piazzate questo, me lo esagero, questo pancone, questa trave che poi regge i pancocelli che vanno di qua e vanno di là, immaginate un po', avete capito? La classica trave che viene montata proprio in maniera spingente. Se andate ad analizzare, viene il baricentro di questo pancone, questo ha un peso P che è pari alla massa di questo pancone per l'accensione di gravità, ok? Scusate il mio formalismo matematico, ma serve solamente per capire come, interagendo col sisma, come avvengono determinate fenomenologie. Allora, questo peso qui, se come se stesse su un piano inclinato, quindi questa, se io ho una forza, e la devo sul polso, guardate, è importante tutto il discorso delle forze, questa è alla base della dinamica per lo studio di un sisma. Dove ci sono solo due componenti, come la scomponete? No, non dovete rispondere, lo dico io, però vi invito a riflettere, ma non che sta dicendo. Allora, niente, ricordate questa forza che pare sentire dove si incontra. Poi che fa? Tac, poi un parallelo, tac, l'altro parallelo, tac, e ottenete queste due, sono i due componenti. Quindi un sisma che arriva a terra, sembra strano quello che vi sto dicendo, ma non è così. Un sisma che arriva a terra, che vi spacca secondo una faglia, voi lo controllate secondo questo studio, questa dinamica, ma potrei scondere le cose come stanno andando, è chiaro che poi con qualche studio di approccio un po' più di dettaglio potete arrivare anche a capire il numero abbinato a quella forza. Quindi in questo caso qui le due direzioni principali quali sono? Uno è questo che spinge il pancone, la trave verso il basso, tende a portarlo fuori dalla muratura, perché noi siamo qui in presenza di appoggio appoggio, non siamo in casso in castro. Anche se quel pancone viene messo in quella muratura con tutti i problemi di microscopicità, o tufo, assorba acqua, trasferisce un legno, un legname nel tempo, si è un fracito, praticamente perde tutta la sua resistenza delle sue fibre. Chiaro? Quindi guardate che succede, che io scompongo questa forza, ottengo una secondo questa direzione, ok? E poi chiaramente l'altra secondo questo piano qua, la serve la normale, che se la becca direttamente in campo, ok? È vero, sì. Una secondo la normale sarebbe l'appoggio, appoggio, ok? E l'altra secondo questa direzione. Questa qua, la normale, è N, è chiaro che se la prende questo vicolo qua e questo vicolo qua, la trama appoggiata come vi guida nella modellazione, chiaro? E quindi questa qua se la prende la cerniera e il carrelluccio, va bene? Invece l'altra
che sarebbe questa, quindi se, questo è quando è il nome T che è uguale a M per C per il seno di teta, l'angolo, chiaro? Quindi invece questo è il coseno, quindi quella che trae, quella che dà l'accelerazione di per sé e tende a portarla giù, l'MC si intende, chiaro? Se a questo punto arriva questa ammazzata giù e si attraversa la natura, trasferisce tutta la parte sovrastante, tutto questo è in vibrazione, quindi questo, questa MC si intende, si amplifica notevolmente per effetto di questa forza che ci arriva, che poi ti porta giù tutta la massa e per cui tende a svicolare, a portare fuori dalla sua posizione originaria praticamente il pallone, la trave. E quindi ecco perché spingente che oggi continuano a fare e che voi dovreste evitare nel modo più assoluto, perché ecco perché che ora Benevento abbiano avuto, scusatemi, politicamente le stesse accelerazioni del sistema con gli stessi benefici, è chiaro, però che ora sta giù, Benevento sta su, voglio dire, ma in pratica la storia non cambia, continuano a fare che ti danno spinge, che è la cosa più pericolosa, più catastrofica, la più paurosa ai fini della vulnerabilità. Quindi per cui questa è una cosa che va vietata, e quindi anche nei centri storici, dove oggi attualmente io agisco qui e sono in pieno successo, ma io ho detto sto facendo niente, vado per voi. No, quel tetto è una massa che sta inserendo, è una piastra. Quando quella arriva, che essendo rigida, tende a, a punzonare, a martellare le parti circostanti, quindi io so ciò, poverello lì, ciò è il pancone che sta appoggiato, appoggiato e che comunque già al limite della sua resistenza. E tu, con quell'accelerazione sismica anche bassa, me la puoi mandare perché mi sferra, diciamo, il mio trascello e chiaramente metti in crisi la mia abitazione. E quindi anche in questo caso le cose vanno salvaguardate nella giusta maniera per fare l'intervento dilettante nel modo più giusto. Ecco perché la norma 457/78, che è una norma dello Stato, vi dice in questi casi qui voi dovete sì fare l'intervento, nessuno ve lo vieta, è un esercizio della vostra funzione, però è più bello che nessuno la norma, e la norma vi dice di osservare l'unità minima di intervento. Che faccio? Nel pacchetto io mi stacco la mia unità immobiliare oppure tutta la mia verticale e quindi ci metto un filo di tufo qua, un filo di tufo là, me la stacco, fin giù e parto e vado fin giù, ma io poi quando ci avete 10 cm giunto, più 40 cm che hanno tutto, 50 cm per la lunghezza che ci hanno fatto questi punti qua, vengono delle difficoltà, però se questo la sicurezza posso assicurare, e anche del condominio che poi non crea dei problemi, che venga fatto, perlomeno state più tranquilli. Quindi in pratica noi possiamo avere queste fenomenologie, cioè una flessione fuori piano, la rete perimetrale, una flessione fuori del piano, diciamo, un ripartimento di una parete, una serie di cose, un ripartimento del timpano, non so, cioè i fenomeni sono tantissimi, e questo è frutto di uno studio di dettaglio che non sto qui adesso, quindi riflessione. Quando noi incorriamo a fare, cioè, le responsabilità con il professionista, specialmente se ha operato con una grande superficialità, e allora la, diciamo che a tal riguardo, diciamo che questi dettagli, questi accorgimenti, queste cose un po' più profonde vanno attentamente riguardate, ma diciamo esistono nel nostro mestiere, sono le problematiche che io ho cercato di trattare nel modo più blando possibile a livello di informazione, cercando di far di compenetrare, o meglio cercare di dare il giusto input. In questo momento dell'unica vita sento doveroso ringraziarvi con questo cambio ad ascoltare, diciamo, me in questo momento per aver partecipato a questo seminario di studi. Spero di essere stato più o meno bravo a trasmettervi le indicazioni interessanti ai professionali e vi ringrazio per il